Il cambio di rotta nella Lega, visto che siamo a Salone Nautico di Genova, il caso di parlare di rotta si è visto in maniera evidente qualche giorno fa quando è uscito Giorgetti, da sempre nella Lega è sempre stato l'ala più governista, no? Anche rispetto alle direttive di Draghi sul contenimento del Covid. E Giorgetti è stato molto chiaro, cioè ha parlato di senso di responsabilità per chi sta al governo e quindi ha appoggiato l'estensione del Green Pass, ponendo di fatto fine invece a quell'ambiguità che aveva sollevato Salvini nei giorni precedenti, quando la Lega votò, per esempio, insieme a Fratelli d'Italia proprio contro l'estensione del Green Pass e i vincoli legati al Green Pass. Salvini che cosa ha fatto sostanzialmente? Ha mandato avanti appunto l'ala più governista, si è tenuto un po' in disparte nei giorni scorsi, anche perché è impegnato in una delicata e complessa campagna elettorale, quindi non è elettoralmente pagante rispetto anche al suo elettorato mettere troppo la faccia rispetto al Green Pass, ma ha dovuto cedere rispetto alle dichiarazioni, alle richieste di Draghi. Io, tra le altre cose, penso che uno dei motivi per cui Draghi poi ieri abbia deciso di non esporsi, di non parlare pubblicamente dopo il Consiglio dei Ministri, è anche perché avrebbe dovuto mettere una posizione evidentemente anche mediaticamente molto scomoda, Salvini. Quello